Svaupé. Cambiamo argomento. Quinto appuntamento ieri sera al Teatro di Tenna per le idee d'autore. L'associazione Mondo Giovani ha invitato l'imprenditore Diego Mosna, presidente del gruppo Diatec e della Trentino Volley. Fame, audacia, follia, casualità, mescolate con la giusta dose, seguendo una ricetta che purtroppo non si trova in nessun libro, danno la formula per il successo nell'imprenditorialità, anche perché non è qualcosa che si può imparare, o lo si ha nel DNA o non se ne fa nulla. Parola di chi questa misteriosa ricetta l'ha trovata dentro sé ed applicata con successo prima nel campo aziendale con la holding Diatec, poi nello sport con la Trentino Volley, Diego Mosna. Avevo una vena, diciamo così, almeno commerciale, molto spiccata fin da quando ero ragazzo, questo sicuramente. Poi l'occasione, la casualità, la fortuna, il caso portano anche a delineare un percorso di un giovane dei tempi scorsi e penso che sia la stessa cosa anche adesso, anche magari con molte più difficoltà. Nel corso del quinto appuntamento di idee d'autore, i ragazzi di Mondo Giovani hanno voluto proprio il baffo più famoso del Trentino al Teatro di Tenna per capire se nella difficile congiuntura del mondo economico e finanziario esistano ancora possibilità di fare imprenditoria di successo. Tutte le rivoluzioni, i cambiamenti sono partiti dai giovani e quindi io vorrei infonder loro un po' più di fiducia in quello che sono le loro capacità, che sono dentro di loro, insite in loro e che sono peculiari proprio dei giovani. Non ha indorato la pillola il presidentissimo. A lungo abbiamo speso il 20-30% in più di ciò che avevamo ed ora bisogna abituarsi a vivere sottraendo la stessa percentuale, ha detto. Per andare avanti le aziende devono ridurre i costi interni e le spese commerciali, innovarsi, aprirsi all'estero, resistere. La holding Diatec, per esempio, in 4 anni ha visto il personale scendere da 1.200 a 855 dipendenti e il fatturato abbassarsi sotto quota 200 milioni di euro, ma il mercato è destinato a ripartire e per farlo il gruppo ha acquisito la svizzera Star Coating. Avrebbe